con Nicola, l'ultima volta che venni a Viadana eravamo sempre da queste parti, però prima di cominciare a parlare un pensiero per Giovanni, perché al di là della politica... E vi chiedo di vincere per lui, e vi chiedo di vincere per lui, cambia, dopo Cavatorta arriva Cavatorta, quindi le idee sono quelle, l'entusiasmo, l'onestà, la concretezza, la voglia di fare, la pulizia, quindi non vengo a dar lezioni a nessuno, però questa è una comunità piccola, orgogliosa, tosta, lo dimostra la sua storia sportiva, perché solo una comunità come quella di Viadana può portare a livello nazionale il gioco del rugby, e io dico grazie perché è il gioco dove non si molla mai, dove più ne prendi e più ti rialzi con più forza di prima. È un po' anche la storia della Lega, ci stanno infamando, attaccando, denigrando, processando, più ci attaccano, più ci processano, più mi danno forza e voglia di combattere per il bene di questo paese, per la bellezza, per la sicurezza, per il lavoro. Il lavoro al centro. Il lavoro. Fino al 21 settembre i signori del governo fanno finta di niente e la Sicilia sta diventando un campo profughi. Pensate che sono arrivati a noleggiare la terza nave da crociera, cioè voi, con i vostri problemi di mutuo, di affitto, di lavoro e di rate dell'appartamento, stasera tornando a casa siate felici perché state pagando 3 navi da crociera per ospitare a bordo al largo della Sicilia gli immigrati che stanno sbarcando. Per il momento, e già mi girano le palle perché devo pagare la nave da crociera a uno che non scappa da nessuna guerra, ma la guerra me la sta portando in Italia facendo casino e spacciando droga. Altro che nave da crociera. Ti prendo la prima barca e ti rispedisco al tuo paese da dove sei arrivato. Ma fino al 21 li mettono lì sulle navi da crociera a giocare a biliardino. Dal 22 cosa fanno, visto che se ogni giorno... In questo weekend, venerdì, sabato e domenica, ne sono arrivati 1400 in un solo weekend. Quindi è chiaro che se vanno avanti così non sanno più dove metterli. Come risolveranno il problema? L'abbiamo già visto negli anni passati. Vi ricordate con Alfano? Colpo di telefono. Un po' li mandiamo in Lombardia, un po' li mandiamo in Calabria, un po' li mandiamo in Piemonte, un po' li mandiamo nel Lazio. Arriverà la telefonata anche in comune a Viadana, al sindaco di Viadana. Avere un sindaco giusto a Viadana vuol dire che quando arriva da Roma quella telefonata il sindaco dice no grazie, clandestini a Viadana non ne vogliamo, perché prima viene la nostra gente, prima vengono i nostri anziani, i nostri disabili e poi ne riparliamo fra 10 anni. Quindi, e quindi chiedo anche a questa comunità di continuare a girare a testa alta, a darsi grandi progetti per l'amministrazione nei prossimi 5 anni. E Mantova, io la ringrazio anche perché nei mesi bui della morte, delle ambulanze, della chiusura in casa, del virus, mesi che ci ricorderemo con la morte nel cuore, però nel silenzio quasi generale, anzi ogni tanto nell'ostilità di qualcuno, c'erano medici e infermieri che al Parlo Poma di Mantova trovavano la cura contro il virus ed erano l'orgoglio di questa terra, di questa regione e di questo paese. Viva Viadana, viva le donne e gli uomini liberi in questo paese. Un saluto a Giovanni e buon lavoro a Nicola. E tra il primo punto del nostro programma elettorale c'è proprio l'ascolto e il dialogo con la cittadinanza. Abbiamo messo insieme una serie di appuntamenti in centro, nelle frazioni, in cui incontreremo tante persone che porteranno le istanze e le necessità, cercando di
risolvere le criticità e di migliorarci. Quindi mi raccomando, il 20 e il 21 settembre andiamo a votare compatti, non lasciamoci spaventare dal Covid, andiamo oltre, guardiamo il futuro.